Salve a tutti reclute, qui che vi parla è sempre Rocket e finalmente eccoci qui tornati nella Soul Link di Pokémon Rosso e Blu, sempre in compagnia di... Creepy Stories, ciao a tutti reclute! Ciao Creepy, bene, cosa facciamo in questa puntata? Allora, praticamente inizieremo col battere la palestra di Litsurge. Esatto. Proveremo perlomeno con il nostro incredibile folto team. Esatto. E poi direi che ci avventuriamo verso Monte Roccioso. Ci si prova. Quindi almeno direi di tagliare questo alberello. A proposito di taglio, esatto, dobbiamo fare un triste annuncio. Dato che non avevamo Pokémon per utilizzare taglio, abbiamo dovuto... Io ho preso un Pokémon dal box morto. Lui neanche lì ce l'aveva, quindi ho dovuto catturare un Scyther, giusto? Un Scyther è molto difficile catturare in prima generazione, ma l'ho catturato. Eccoci qua, finalmente la palestra. La palestra. Come tutti voi saprete, questa qua è la palestra più infame che esista nella storia dei giochi Pokémon. Esatto. Batteremo tutti gli allenatori, tra l'altro questo qua c'è un Blastoise. E poi arriverà il momento dei bidoni, e lì veramente saranno sofferenze. Esattamente, magari le tagliamo. Dipende se lo troviamo subito. Da quanto ci mettiamo. Appunto. Se ci mettiamo 2 ore, capiteci che taglieremo qualcosa. Forse non è il caso di farvi mettere 2 ore di sclera. Non mi sembra il caso, appunto. Allora, cominciamo con un bel Aerodactyl. Questo qua c'era uno che... uno Spiro che voleva utilizzarmi su Pearl, raggio. No, speriamo... no. Speriamo di non perdere nessuno in questa palestra contro Surge. Speriamo, veramente. Anche perché se tutto va bene, alla fine, verso il Monte Roccioso... Dio grazie che mi hai fatto switchare. Che è successo? Se tutto va bene, sì, il mio Wartort l'ho usato fulmine. No, non va bene questa cosa. E se tutto va bene otterremo un altro membro alla fine di questa parte, quindi sì, davvero di... Purtroppo è quello il problema, se tutto va bene. Se tutto va bene. Infatti. Allora. Ok, io vado gli allenatori, mi metto a cercare nei cosi. Oh, fuoco! Subito? Ma che fortuna! Cazzo, ho sbagliato, ok. Ok, è già finita la fortuna, raga. Ho premuto un bidone a muzzo fuoco. Fuoco? No, comunque è stranissimo che capita subito. Vabbè, ma quello è random. Ah, boh. Secondo me, cioè, relativamente normale. Intanto qua ci sono i primi riferimenti. Basta. I primi riferimenti alla guerra che c'è stata probabilmente nel mondo dei Pokémon prima dei giochi. Quella famosa teoria che io ho anche portato sul canale, tipo il primissimo mister Pokémon l'avevo fatto su quello. Esatto. Come una merda, non come dimenticare. Dato. Allora, adesso i bidoni. E qua, ragazzi, sono... Niente, ce n'è. Qua c'è da faticare, mi dicono, Allora, penso che tutti abbiano almeno... Beh, al massimo vi godrete un pochino di scleri. Esatto, dai, che fa sempre bene vedersi un po' di scleri, Creepy e Rocky. Allora... Olè, fuoco. Fuoco? Dai. L'hai trovato? Fuoco. Niente. Fuoco, attenzione. Scelta. Stop. No, acqua, basta. Oddio. Fuoco, niente. Di nuovo fuoco io. Vado. Acqua. Acqua ancora io? Acqua. Dai! Niente, questa cosa penso sarà... Questa palestra, perché ci dovrebbero essere dei pulsanti che si muovono in fondo a dei cestini? Oddio. Niente. In una palestra di acqua. E di... sì, ciao, di elettro poi. Appunto, questa cosa è abbastanza inutile. Oddio. Appunto. Acqua. Oh, non... È 3 volte che sto trovando il fuoco e poi acqua. Anch'io. Fuoco. Non va bene questa cosa. Comincia a salirmi lo sclero. Che odio. Oddio. È bello che ti trolla, ti mette fuoco, poi ti dicono: guarda che lucchetto con il fuoco è lì vicino. Sì. Prendi quello vicino e non c'è. Cioè, sono tipo 3 o 4 vicino. Quale? Di qua di quelli. Fuoco. Sì. E che pistola si è risultato, quindi penso che abbia trovato il lucchetto. Bloccato. E niente, io non riesco a trovarlo, raga. Oddio. No. L'hai trovato quindi tu, sì? Sì, sì. Buono. Questa è una buona cosa, adesso tocca a me. Ah, che bello, raga, screare su questa palestra ancora una volta. Mi mancava, sinceramente, questa palestra. Perché di solito... Vecchi tempi, oddio. Tu hai iniziato con giallo, vero? No, io con cristallo. Un cristallo, io ho iniziato con rosso fuoco, quindi sono più... Cristallo. Vengo un po' più tardi. Beh, però siamo... Beh, siamo dei veterani comunque. Sì, infatti. Niente, raga, io sto continuando a trovare fuoco e poi acqua di nuovo, quindi non mi si apre il secondo lucchetto. Ah, mamma mia. Che dici? Stoppiamo, aspettiamo che ce la fai?
direi ragazzi che possiamo stoppare un attimo e appena io avrò risolto questo difficilissimo enigma torneremo, quindi ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, dopo che ho sudato come un maiale più o meno per trovare questa cosa, ce l'ho fatta, il lucchetto si è aperto e possiamo direttamente andare dal tenente Sergio. E sfidiamolo, dai. Ok. Hey, tappo! Come hey, tappo? Non me la ricordavo sta cosa. Hey, tappo, cosa fai qui? Non ce la farai, amici. Non ce la farai a vincere, puoi esserne certo. Devi sapere che i Pokémon elettrici mi hanno salvato in guerra, eccolo qua. Eccolo il qua. Riferimento alla guerra. Ecco, chissà allora, cosa è successo. Ok, basta. Parte la sfida con Lit Surge. Appunto. Lit, che per chi non lo sapesse sta per Lieutenant, che vuol dire... Luogotenente, tipo. Bravissimo. Oh, mamma mia, in inglese proprio. Olè. Chi ha? Allora, manda in campo un Rhydon e va giù. Da te chi ha? Un Meo, un Miao, comunque. Da me ha Dewgong. E da me c'ha Slowpoke. Tutti KO, ragazzi. Vabbè, ma col Dragonite è troppo semplice. Ultimo Pokémon tuo chi è? Orsi. Il mio Sandslash che ho appena battuto in questo momento. Terza medaglia presa. Olè, anche per me. Ok, nello stesso momento. Wow. Direi che ci abbiamo messo davvero tanto. Metto 24, vediamo cosa contiene. Adesso vedi tipo colpo coda così. Ma queste mosse. Attacco pioggia. Io l'attacco pioggia non so neanche cosa. Io non mi ricordo cosa sia attacco pioggia. Devo essere sincero con te. Però direi che al posto di Sonic Boom potrei mettere. Allora, il mio è. Non ci credo, non ci credo. Cosa? Colpo coda, l'avevo detta 2 secondi fa. L'avevo detta 2 secondi fa colpo coda. Ma io ti odio, gioco, va. Grandissimo, Dio. No, beh, questa, io veramente questa, ragazzi, non... bisogna segnarsela, questa. Me la segno. Oddio. Ok, abbiamo vinto meritatamente la nostra medaglia. E adesso andiamo a vedere nella scheda allenatore. Eccola lì. Allora. Sembra un girasole, ma vabbè. Appunto, io sono andato adesso, in pratica, a prendere il biglietto bici. Oh cavolo, c'era ragione. Vabbè che tanto la bici non la userò mai. Sì, vabbè, comunque io la prendo. Magari se mi serve. No, comunque ci serve una pista ciclabile, Giova. Ciclabile, sì. Appunto. Ok, l'ho presa anche. Allora, io mi prendo qualche repellente. Allora, andiamo a Celestopoli e poi ci abbiamo. Come? Mi prendo qualche repellente e poi il tunnel roccioso, io sai. Ok. Ne avrei già 15 se non sbaglio. Vabbè, allora sei a posto, allora tu. 14, sì. Sei oltre che a posto. Ok, andiamo a Celestopoli. Sì, ok, io ci sono praticamente già e... Sì? Sì, devo tenere Todd per questa parte perché sennò, cioè, non mi muovo. E anch'io, raga, terrò Exciter per questa parte, ma poi ho 2 deposito, state tranquilli. E qua ci andiamo a prendere la bici. Ok. Perfetto. Allora, anch'io sto arrivando, buon Creepy. Mi aspetta. Allora, da questo individuo con gli occhiali. Allora, adesso... E a questo punto io butto giù l'alberello e mi avventuro nel nuovo percorso. Pure io, quindi siamo in 2. Dove, tra l'altro, possiamo catturare, ricordo, un nuovo Pokémon, quindi... Lo catturiamo subito? Io inizio a battere questa allenatrice qua. Ok, anch'io batto l'allenatrice e poi catturiamo il Pokémon, ci stai? Esattamente, okay. Sì, proprio quello che pensavo di fare, perfetto. Giù Spiro, ma nel campo Persian io non mi fido. No, Persian è brutto in prima generazione. Mi ha avvelenato, maledetto. Fa vedere attacco pioggia cosa fa. Prova a vedere. Ma non è tipo semitraglia? Non credo. Comunque dopo mi informo per vedere questo attacco pioggia. Perché mi ha fatto venire la curiosità, sai? Sì. Allora. Perché boh, vedo che è una mossa tipo... Sì. Tipo... cosa lì? Semitraglia, perché attacca più volte. Non lo so. Magari potrebbe essere tipo semitraglia di prima gen alla fine, quindi chi lo sa. Allora, intanto io ho finito gli strumenti, cioè ho finito lo spazio per gli strumenti, mi fa piacere. Allora, io proprio lo catturo praticamente nello spezzone d'erba che c'è su. Ok, anch'io, io vado solo l'avventuriero che c'è lì sotto prima, ci sta? Ok, brutto colpo, maledetto. Ok, Paras, che schifo Paras, madonna. È bruttino, lo sprite è orribile. Veramente, Paras mi piace un sacco come Pokémon, ma lo sprite di è bruttissimo. Veramente fa schifo. Ok, intanto vi informo che Sina ha superato Gondolin come livelli. Assurdo. Per la miseria, addirittura. Sì. Allora, io vado nella balta che c'è sopra adesso. Anch'io sto andando lì. So che c'è. Adesso devo battere un allenatore, poi arrivo. Pure io purtroppo devo battere cazzo, il Pigliamoso. Sparalance. Anche Sparalance, che minchia di mossa è. Penso. No, forse non esiste più Sparalance. No, non Geolancia, deve essere qualche mossa che... No, non mi ricordo proprio più cos'è.
comunque. Ok, io vado per il Pokémon. Ok, chi è? Paras, che palle, ma dai, ma te piace Paras, dai. Lo sprite vergognoso, Dio, l'ho ucciso. Come l'ho... L'hai ucciso? Ma sì, pensavo che mi si... Pilo non fosse super efficace, invece mi sono dimenticato. È di veleno qua. Vabbè, raga, dai. Proviamo il tunnel roccioso prima di stoppare la parte, facciamo la cattura del tunnel roccioso anche allora. Ti direi, oh, qua c'è una MT, vediamo cosa c'ha. Foglie lama, buona. Buona, buonissima. No, Luke, vedi che le mosse da prendere sono randomizzate, cavolo, Pearl può imparare foglie lama. Ah, boh, allora sì. Sono solo io che ho sfortunato prima allora, ci sta. Non mi sa che ero io. Allora. Come psicoraggio, Non ti azzardare. Ok, io sto battendo un pericolosissimo Kakuna. Molto pericoloso, mi dicono. Oh, wow, attenzione, fai attenzione, potrebbe avere Dragobolide. Mossa esistente, tra l'altro, in prima gen, ricordo. Tra l'altro, se non lo sapevate, in prima gen come mossa drago c'era solo Ira di Drago, penso, no? Che io sappia. Penso. L'unica mossa di tipo drago di prima gen. Non mi sono mai posto il problema. Penso proprio di sì, penso che l'unica mossa di prima gen di drago è Ira di Drago, penso. No, non c'era già Drago Artigli. Sai che non mi pare proprio che c'era. Purtroppo. C'era solo quella mossa lì. Allora. Intanto io ho entrambi i Pokémon al 36. Cioè, mamma mia. No, io ho Dragonite al 36. Pearl al 32. Pearl mi piace troppo come soprannome. Proprio. Pearl. Suona proprio bene. Pearl. Allora. Io sono quasi a tunnel roccioso. Tu? No, io sono... Cavolo. Oh, che sbatti. Ma questo qua mi si bulleggiava. Ok, vabbè, dai. È un cavolo di avventuriero. Non è pericoloso, mi dicono. No, io sto andando un po' più piano, Luke, perché devo fare gli switch, sai. Ah, tu fai gli switch. Boh, io sono abbastanza coperto in questo momento, quindi diciamo che sono... Però devo dire che adesso Pearl, che può imparare anche... Sì. Che ha imparato foglie lama, ha appena devastato un team. Minchia. No, ora Pearl sta crescendo bene, allora, dai. Questo è bene. Sì, no, più che altro è scarsino, però quando si evolve in Cloyster vedrai che apre i culi. Mamma mia. No, comunque Shedder è difensivo da matti, penso, alla fine, no? Difesa fisica, più che altro. Se gli fai un tuono onda va KO. Ma tuono onda, nota mossa offensiva. Per sottolineare il fatto che... Sì? Nota mossa offensiva. Ci sta, dai. Allora, questo qua sembra lo stesso percorso, quindi mi hai detto prima, quello sopra la centrale elettrica. Sì. C'è Charizard, della miseria. Addirittura? Della madonna. Sì. Che si digli che si calmi da parte mia. Comunque attacco pioggia non è di tipo acqua. Non è di tipo acqua? E allora magari potrebbe essere proprio quello. Non lo so sinceramente. Proprio Semitalia potrebbe essere, chi lo sa, magari ci avevi ragione tu proprio. Ok. Ole, io mi curo i Pokémon. A sto punto posso anche depositare coso. A sto punto sì. Tanto... Taglia non mi serve più. Depositalo. Facciamo la cattura e poi stoppiamo. Sì, allora buttiamoci dentro e vediamo di prendere qualcosa. Oh, raga. Io devo sfidare questa allenatrice qua prima, però aspetta. L'ho già fatto. Quindi siamo a posto. Chi hai trovato? No, ho già fatto l'allenatrice, dicevo. Ah, ok. Allora, io mi butto nel tunnel, ti va? Perché mi dice che foglie lama su Gyarados non è molto efficace? Non... Mi si è bloccata la ROM a caso. A casissimo. No, vabbè, non è proprio efficace su Gyarados comunque. Beh, ma mi dice non è molto efficace proprio. Cioè, in teoria... Dovrebbe essere normalmente efficace, forse. Provi a catturare te per primo? Sì, sto andando, sono nel tunnel roccioso al buio. Allora, vediamo un po'. Allora, primo Pokémon Goldeen. Allora, Goldeen non c'ha autodistruzione, avevi detto. Spero qualcosa di meglio, io purtroppo. Chi è? Clefable. Beh, ci sta, Ci sta troppo. Allora. Non lo schifo. Non lo schifo, mi piace, non lo schifo. Ok, io ho paralizzato questo fantastico Goldeen. L'hai catturato? Spero di prenderlo più che altro. Oddio, perché no, mi sta facendo un catch rate devastante in prima gen. Io Goldeen l'ho paralizzato, ma non c'è posso. C'è un catch rate devastante in prima gen, non lo prenderò mai. Ho catturato Goldeen io, Quindi ti prego, Creepistol, siamo tutti con te. Grande, grandissimo. L'ho preso. Grande. Terza coppia. Lo chiamiamo...
Allora, pesce, Pokémon pesce rosso. Come lo posso chiamare un Pokémon pesce rosso? Mio Dio. Come lo chiami? Fable? Eclipse. Eclipse vorrebbe Eclipse? dire Eclisse, non so Bello. perché. Forse perché Goldin. rappresenta un po' la luce. Allora, Perché mi piace come soprannome. io Goldin lo chiamo Corno, dai. Ci sta. Corn! Dai, raga, ci sta. Corno entra, fa parte del team. Best soprannomi. E finalmente, quindi abbiamo formato la terza coppia. Finalmente. Esattamente, direi che per la prossima parte magari li faccio entrare un attimino allenati e questo detto Esattamente. qua. Intanto, aspetta, quali sono le mosse di Goldin? Idropompa e beccata. Non male, non male, dai. Le tue invece? Boh, il mio Furia capocciata Stridio Raggio Aurora, che Vabbè, allora. Furia capocciata Stridio Raggio Aurora, che non è bruttissimo, non è neanche il top, però ci Vabbè. sta alla fine. Vabbè ragazzi, allora per la prossima parte ve li faremo trovare allenati. Noi per adesso direi che ci possiamo salutare. Quindi vi invito comunque a Sì, lasciare un mi piace, iscrivervi ai canali e passare sul canale di Kiwi per il prossimo episodio che sarà il numero 7. È vero? Mi pare il 7. esattamente. Quindi ragazzi, noi ci salutiamo qui per oggi. Ci vediamo al prossimo episodio della Soul Link. Bye bye!